Oggi il voto col portafoglio ha quattro grandi limiti: la consapevolezza, l'informazione, il coordinamento delle scelte e la differenza di prezzo. Dov'è che ha sfondato? Proprio in finanza, perché in finanza i fondi sono consapevoli, sono informati, aggregano naturalmente risparmi e i rendimenti aggiustati per il rischio dei fondi etici non sono inferiori a quello di fondi normali. La cosa più importante che è successa dal punto di vista del voto col portafoglio in questi ultimi anni è il Montreal Pledge. Il Montreal Pledge è un accordo di fondi che sono 11 trilioni di dollari a livello mondiale, che hanno cominciato a misurare l'impronta di carbonio del loro portafoglio titoli, spingendo le aziende a diventare più sostenibili. Oggi in borsa un'impresa che ha una reputazione ambientale alta vale di più prezzo utili di un'impresa che ha una bassa reputazione ambientale. Il voto col portafoglio in finanza, assieme all'aspettativa di regole più severe, ha cambiato il rapporto di convenienze sul mercato nel campo della responsabilità ambientale. Speriamo che questo accada anche sulla responsabilità sociale, sul costo del lavoro.